Ben ritrovati quindi amici di Radio Chef in una nuova puntata qui anche dal sapore di primavera e soprattutto per grandissimi brindisi, perché voglio svelarvi subito che parleremo anche di vino del territorio, con tantissimi appuntamenti che ci accompagneranno a scoprirlo ancora meglio. E voglio partire proprio insieme a Promoturismo FVG, che ci porta in un nuovo viaggio. Questa volta parliamo di un vino anche tipico per un brindisi e per festeggiare. Io do subito il benvenuto qui con noi a Ben Little, che questa mattina ci porterà veramente a scoprire un mondo bellissimo. Ben, buongiorno, un piacere averti con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, raccontaci intanto di come sei arrivato in Friuli Venezia Giulia. Già dal tuo nome abbiamo capito così che le tue origini non sono proprio locali, si può dire così? Sì, no, sono irlandese. Mi piacerebbe dire che ho seguito i passi di James Joyce, che ha passato un po' di tempo qua a Trieste all'inizio del Novecento. Comunque, sono venuto qua per la prima volta in 98. Quindi poi, ormai sei quasi local. Sì, diciamo anche sì, tarcentino, perché sto parlando con te oggi da Tarcento. Bello, un bellissimo legame, un legame che ti lega anche proprio, come dicevamo, al mondo del vino e che ci porterà a scoprire anche il World Pignolo Day, un appuntamento bellissimo già a partire dal nome. Sì, è una cosa incredibile, anche si potrebbe dire una giornata inventata, collegato alla pubblicazione del libro in 2021. Non so se puoi vedere, ma ti mostro una copia del mio libro sul Pignolo, Cultivating the Invisible. E quindi pensavo dell'occasione della commercializzazione, diciamo, del libro, e per inaugurarlo sì, pensavo di un giorno, e il giorno del 20 marzo è molto particolare, perché è l'equinozio della primavera. Vero. E poi anche è il giorno internazionale della felicità, World International Happiness Day, e quindi adesso ci sono tre grandi motivi per festeggiare un giorno in questo bel paradiso. Dici benissimo, è bellissimo quello che dici, ed è bellissimo anche creare un'occasione proprio in questa giornata per queste grandissime celebrazioni. Sarà un viaggio bellissimo, ma io volevo partire anche insieme a te da questa domanda: perché il Pignolo? Ah, ok, quindi questa è una domanda veramente profonda, ma il modo più veloce di rispondere è che sì, all'inizio io ho pensato che farei questo progetto sul Pignolo per diversi motivi, ma era soltanto dopo quasi tre anni della ricerca che ho scoperto che io non ho scelto il Pignolo ha scelto me. Vero, è bello questo legame che ti lega anche a questo vino, anche perché si parlerà di tantissime cose. Vuoi raccontarci un po' anche le pagine del tuo libro, come ti sei immerso in questo mondo e cosa potremo anche capire di te attraverso la lettura? Sì, diciamo il libro è un piccolo compendio dell'universo del Pignolo, se rubo delle parole da Ippolito Nievo, quando lui ha parlato della regione di Friuli come un piccolo compendio dell'universo. Il libro è così, quindi è partito da un discorso di un vino, poi di un'uva bacca nera, oscura, trascurata, e poi è diventato come un progetto culturale, e quindi come il Pignolo tocca ogni aspetto della nostra vita, quindi dall'arte fino al vino. È per questo motivo che quest'anno, per 2024, World Pignolo Day avrà il tema, il simposio, vino, punto, 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 e arte, con il punto di esclamativo, perché questa è una cosa che vogliamo adesso, come un'associazione, vogliamo
trasmettere la profondità del messaggio. È molto più che superficiale. Questo è molto l'obiettivo. Più che una storia di un'uva, di un vino. È vero, veramente vero. Collegato alla cultura regionale. Bello, anche perché sono bellissimi i titoli della giornata che avete scelto, insomma, per celebrare anche questo appuntamento. Intanto ricordiamo la data: mercoledì 20 marzo, a partire dalle 15, saremo al Salone del Parlamento e Casa della Contadinanza del Castello di Udine, quindi una location pazzesca e anche della tradizione del Friuli Venezia Giulia. Vi dicevo così dei titoli, giusto per leggermene alcuno, perché si parlerà dell'importanza di essere pignolo e poi ci sarà anche la cena per pignoli. Secondo me sono dei titoli super accattivanti. Diciamo anche. Che la cena per pignoli è sold out, è incredibilmente ogni giorno arrivano sempre le richieste per posti, quindi significa che il prossimo anno avremo bisogno di trovare un posto molto più ampio. Avremo bisogno di più giorni della felicità, Ben. Sì. No, onestamente l'idea della festa del World Pignolo Day è che anche diventerà un evento culturale che potrebbe durare 3-4 giorni, quindi portando ogni aspetto della nostra vita insieme per festeggiare. Il pignolo non è egoista come un'uva, come un vino. E quindi sì, sta cercando veramente di guidarci verso la strada evolutiva, la strada bianca, come si dice qua in Friuli, di portarci veramente alle radici dell'umanità. E quindi è una cosa fantastica che è una pianta che vero. Ci sta insegnando queste cose. È bello anche toccare attraverso la terra un po' la nostra storia, quella del nostro territorio. Infine, prima di salutarci, perché poi ci ritroveremo a brindare anche in questo 20 marzo, volevo chiederti, ma a te del pignolo proprio cosa piace? Qual è l'aspetto che ti piace di più magari? È una bella domanda. È un'energia, c'è una forza vulcanica, è una profondità. Non c'è niente superficiale del pignolo, parla proprio dell'amore, non è un vino economico, è proprio un vino fatto per condividere l'amore per il vino se stesso, ma per la cultura e il popolo da dove viene. Se mi spiego. Sì, è un vino che sceglie e che si fa scegliere a questo punto per... Sì. Proprio assaporarlo al meglio e gustarlo, anche perché riunirsi poi davanti a un bel tavolo, una bella bottiglia di vino, ci fa godere anche dei momenti, insomma, belli e importanti che ci legano anche alla nostra terra, perché come dicevamo ci saranno dei belli incontri durante la giornata. E quindi uscimmo a rivedere le stelle con una presentazione dell'Associazione del Pignolo del Friuli Venezia Giulia, appunto, e poi anche come coltivare una cultura d'eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Scopriremo anche il libro di Bene, come detto ci saranno degustazioni anche per tutto il giorno, aperte a tutti senza prenotazione, l'ingresso è di 10 euro per 4 assaggi e attenzione perché le bottiglie potrebbero sparire veramente velocemente, esaurirsi rapidamente, quindi vi conviene arrivare al più presto. Bellitel, è stato un piacere averti in nostra compagnia dall'Irlanda, Tarcento, per tutto il Friuli Venezia Giulia, buon World Pignolo Day a tutti intanto prima di ritrovarci a festeggiare insieme. Infatti grazie, vorrei anche ringraziare Promoturismo Friuli Venezia Giulia per il loro supporto, anche la banca 360 FVG e Luca Bernardes che ci aiuta con l'organizzazione dell'evento e tutte le persone che parteciperanno. Abbiamo delle fantastiche stelle insieme con noi e quindi... Dal punto di vista dell'Associazione del Pignolo del Friuli Venezia Giulia, tutti siete benvenuti. È bello anche perché è un lavoro di squadra e sappiamo che è sempre importante portarlo avanti con un bel team. Ben, grazie mille per essere stato con noi, un brindisi per salutarci, ovviamente a base di pignolo. Ciao, ciao, vediamo all'appuntamento The World Pignolo Day, grazie a te. È stato un piacere stare in compagnia di Ben, anche perché è bello scoprire le radici del nostro territorio attraverso anche gli occhi di qualcuno che non è del territorio ma che ci arriva anche magari da lontano, come in questo caso. Io voglio continuare insieme a voi anche a parlare di ricette, naturalmente di gusto e anche di
vino insieme ai protagonisti proprio del nostro territorio e non solo. Faremo ancora un viaggio in questa nostra puntata, ci sarà anche alla fine un ospite speciale che abbiamo incontrato direttamente alla nostra ultima avventura a cucinare, il Salone dell'Enogastronomia di Qualità, e vi assicuro che è un ospite davvero importante. Insieme a lui andremo un po' a panificare, ma parleremo soprattutto anche di dolci, e questo ve lo ricordo, è sempre un appuntamento che a me piace molto, chiudere in dolcezza. Come detto, continuiamo a parlare di ricette, lo facciamo insieme ai supermercati Bosco di Trieste, dove poi parleremo anche di vino. Si avvicina anche il momento della Pasqua, iniziamo proprio parlando di vino, poi vi racconto anche della ricetta da abbinare. Vi dico solo che è a base anche di prosciutto cotto a mano e insieme a una salsa veramente molto così particolare, il Liptauer, tipica anche della nostra zona, in particolare di Trieste. Lo potete trovare anche direttamente in gastronomia, ma poi vi insegno a prepararlo abbinato anche al nostro prosciutto cotto, deciso insieme ai supermercati Bosco proprio di creare un piccolo viaggio. Poi vedrete anche qualche abbinamento, intanto se ci seguite anche sui nostri social vedete proprio le immagini. Parliamo questa volta, dato che abbiamo parlato di Pignolo, di Friulano e di Malvasia istriana. Il Friulano è intanto un vino d'aperitivo per definizione, lo dice anche questa brosciolina creata dall'ERSA, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale. I vini del Friuli Venezia Giulia, è un vino d'aperitivo, come vi dicevo, sul San Daniele matrimonio d'amore, quindi anche per quanto riguarda il prosciutto crudo, poi uova e asparagi, le frittate di erbe, dato che ci troviamo in primavera, le frittelle di patate al Montasio, radicchio di Gorizia oppure anche la pancetta di Cormons. Va gustato tra gli 8 e i 10 gradi, scegliendo il bicchiere di sinistra se si tratta di un friulano giovane. E scrisse anche Bruno Pizzul, dicono, se il Tokai vale come vino continuerà a valere anche come friulano, bisogna farsene una ragione e andare avanti. Una querela burocratica europea infatti lo condannò e fu così che il Tokai friulano, dopo una lunga vita, morì il 31 marzo del 2007, per risorgere poi già il 1 di aprile dello stesso anno con il nome di friulano. Aveva dovuto cambiare nome per un caso di omonimia con il Tokai ungherese, dal quale differisce sia per il tipo di vino, perché uno è secco, l'altro è dolce, sia per le uve che lo compongono. Si veste con un profumo da grande signore floreale maschile dalle tonalità verdeggianti, al gusto è pieno di forte personalità per quel suo ricordo finale anche di mandorla, e il bianco più amato dai friulani lo è ancora di più oggi con anche questo nuovo nome. E infine poi, mentre stiamo dando un'occhiata anche alle immagini pasquali così dai supermercati Bosco di Trieste, ricordiamo anche la Malvasia istriana, che è questo vino classico da pesce, dagli antipasti ai primi, crostacei compresi, ideale con pesci anche al forno, con erbe mediterranee, olio extravergine d'oliva. Questo va servito a 8-10 gradi circa nel bicchiere che ha la medesima forma di quello a fianco. Un bianco snello, piccante, piacevole al palato, con delle nuance che riportano all'ananas, alla pera matura, alle erbe aromatiche, con un tocco anche di pepe. Si definisce Malvasia istriana perché arriva dall'Istria, che ci provengono proprio, e dall'Istria che arrivano anche i primi documenti che risalgono al 1300. La sua terra di origine sembra essere però il Peloponneso, e in particolare la città di Monembasia, terra conquistata nel Medioevo dai veneziani, che in seguito diffusero anche quelle viti in tutto il Mediterraneo fino alle Canarie. Fu così che la vite di Monembasia divenne italianizzata la Malvasia, e questo è quello che ci racconta, come vi dicevo, questo ricettario di vini, questa lista vini dell'ERSA, i vini del Friuli Venezia Giulia. Molto interessante, lo ritroveremo sicuramente, perché parla veramente di tantissime tipologie di vino, le si trovano tutte, ma per scoprirle naturalmente vi lasciamo anche gli appuntamenti del Friuli Venezia Giulia. Ai supermercati Bosco, come detto e come abbiamo visto, trovate veramente una vastissima selezione di vini che vengono scelti tutti da Giorgio Bosco. Ci sono tantissimi ottimi abbinamenti da scoprire, che vi invito anche a scoprire direttamente nei punti vendita, nel punto vendita più vicino a voi. Potete trovarli veramente in tutta la città di Trieste, per poi anche farvi portare la spesa a casa. Potete scoprire qui tutte le informazioni anche sul sito gruppobosco.it. Parliamo, come detto, di ricette, quelle dei nostri ascoltatori. Questo Liptauer è una ricetta di Laila, che ci scrive anche da... ci è scritto da Trieste, e vi serviranno per preparare questa salsa molto particolare, perché io l'ho vista bene, dato che come ben sapete Pasqua quest'anno cade veramente velocissima, arriva velocissima da noi, è verso il finale proprio di marzo, inizio aprile, e per prepararla vi serviranno 50 grammi di burro, 50 grammi di gorgonzola dolce, 50 grammi di gorgonzola piccante, 50 grammi di latteria saporito 6 mesi, 50 grammi di stracchino, 100 grammi di ricotta di pecora o vaccina, 2 punte di coltello di paprika piccante, un cucchiaino di pasta d'acciuga, 5 cucchiai
cucchiai di panna liquida, noce moscata, sale, pepe e paprika dolce. Andrete a mixare un po' tutti gli ingredienti, anche li amalgamate bene, aggiustate con noce moscata, sale e pepe. Meglio se preparato uno o due giorni prima e lasciate riposare in frigorifero in un contenitore ben chiuso, e si serve poi con una spolverata di paprika dolce. Ma vi dicevo dell'abbinamento anche con il prosciutto cotto, per cui abbiamo scelto anche i vini, perché i supermercati Bosco consigliano per uno spuntino tipico triestino, quindi se volete sentirvi anche dei veri triestini, l'abbinamento con la pinza Bosco, che ci fa già venire voglia di Pasqua, delle fette di prosciutto cotto tagliato a mano e qualche foglia di valeriana o alcune verdurine sott'olio. Questo è proprio la merenda perfetta, oppure un pranzo, oppure insomma per un momento della giornata in cui volete sentirvi dei veri triestini. È una ricetta molto bella, molto semplice da preparare, la trovate anche nella sezione brochure proprio del nostro sito radio.0.it nella primavera in cucina. Io la sto guardando proprio dal mio cellulare perché c'è la versione anche online, quindi la potete trovare veramente super super facile. Chiuderemo poi anche con un altro sapore di vino, questa volta un po' più forte, ma come detto c'è un ospite speciale insieme a noi, l'abbiamo incontrato a Pordenone Fiere e lui è un pasticcere, panettiere, più panettiere e poi anche pasticcere, che vi invito a conoscere in questo video insieme a noi. Ospite per la prima volta anche a Pordenone Fiere, per presentare anche questo suo viaggio dolce e portare la pasticceria nelle case di tutti. Questo è un po' l'obiettivo anche della presentazione di questo suo libro. Lui è mugnaio di terza generazione, per chi ci sta ascoltando in radio e non lo sta vedendo, beh, lui è il grandissimo Fulvio Marino, che sicuramente avrete incontrato nei vostri viaggi tra panificati, lievitazioni e anche questa volta con il mondo del dolce, perché sei arrivato qui per presentare il tuo libro Dulcis in Forno. Esatto, Dulcis in Forno, che è proprio Dulcis in Forno, ho scritto un libro sul pane, uno sulla pizza, e Dulcis in Forno facciamo quello sui dolci, che è una delle altre mie passioni insieme al pane e alla pizza, che è nata dopo, è nata per ultima, però è diciamo un po' il risultato di tanti sbagli, di un percorso, e spero che adesso di condividerlo con tante persone che prendono il libro. Hai detto anche durante la presentazione di questo libro che il tuo amore per la pasticceria è un amore ragionato. Cosa significa? Beh, non è stato un colpo di fulmine, come magari è venuto per il pane, ma in realtà io non amavo la pasticceria all'inizio del mio percorso. Poi in realtà, iniziando a farla, quindi iniziando a passare da consumatore a produttore proprio di dolci, ho iniziato ad avere la consapevolezza ad amarla la pasticceria, e adesso io naturalmente sono un grande amante dei dolci lievitati, e quindi è stato un amore che è nato lentamente, ma è molto saldo. Sai cosa è fantastico anche? Che riesci a coinvolgere grandi e piccini attraverso anche la tua figura un po' nel mondo. L'abbiamo visto anche nella presentazione di oggi, una bambina ti ha chiesto del lievito madre, una bambina di 9 anni. Bellissimo, sì, soprattutto i bambini, spero, mi auguro di coinvolgere, perché poi si parte di lì. Forse è una cosa bellissima, il pane è un maestro, sia per i grandi che per i piccini, però riuscire a un po' a allargare il percorso ai bambini è una cosa che mi dà tanta soddisfazione. Comunicazione più cucina, sono un connubio degli ingredienti che si uniscono in un ottimo mix? Per me sì, non c'è buona cucina secondo me senza poterla spiegare e raccontare. La cucina italiana ad esempio è così buona perché è buona, ma perché la sappiamo anche raccontare, e penso che sia anche un po' il segreto di riuscire a fare panificazione bene, pasticceria, raccontare le cose che si fanno buone. Noi ti vediamo anche ogni giorno insieme ad Antonella Clericin, è sempre mezzogiorno, tu hai presentato in ogni puntata una ricetta nuova, ma come si fa a portare sempre qualche novità? Sappiamo che ci sono tantissime ricette anche e soprattutto italiane, però portarne una, riuscirla a fare ogni giorno, tu ti svegli la notte chiedendoti cosa farò domani? No, beh, in realtà noi, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, nel mondo, abbiamo veramente ogni città, ogni provincia, ogni paese ha un pane diverso, basta scoprirlo. Naturalmente un po' è un mio lavoro, ma poi c'è un grande lavoro anche di autori, di persone che lavorano con me, che mi danno una mano. Poi a fare il pane lo faccio io sempre, la pizza, i dolci li faccio io, però c'è un lavoro dietro di redazione importantissimo, che è semplicemente una scoperta di quello che esiste. Poi nelle tue mani anche le panetterie di Italy, quindi veramente hai un grandissimo impegno proprio tra quelle mani che panificano ogni giorno. Sì, con Italy ho lavorato tantissimo, adesso dal 2023 ho smesso, ma è stato un percorso bellissimo, lunghissimo, che è durato quasi 10 anni, dove mi ha fatto viaggiare in tutto il mondo a aprire, insegnare il pane, ma anche imparare tanto, quindi è stato molto bello. 3 libri, il primo l'hai dedicato a tua figlia Carlotta, il secondo ai nonni, il terzo ai genitori. Ma cosa possiamo trovare anche tra queste pagine, facendo uno spoiler ai nostri ascoltatori? Beh, in mezzo a queste pagine c'è una parte della mia vita,
e c'è la mia filosofia di prodotti, che non sono solo i dolci, ma la mia filosofia di qualità, e che è quella di, in tutte le cose che si fanno, se si ha conoscenza si gode di più. E quindi penso che conoscere, anche se non si fanno i dolci a casa, ma leggersi il libro e imparare qualcosa in più, poi quando andrai a mangiare il dolce avrai più consapevolezza e ti piacerà di più. Quindi no, penso che sia importante. Non vi servirà a fare una ricetta al giorno, ma uno ogni tanto, così per soddisfare anche la voglia. Poi se volete impegnarvi ogni giorno anche in cucina nei lievitati, siamo appena felici, Fulvio. Esatto, esatto, esatto. A voi la scelta. Il tuo segreto? Il mio segreto, vabbè, non ci sono segreti, però sicuramente non aver paura di sbagliare, che è una cosa, e poi la tanta passione. Come ti sei trovato oggi in Friuli Venezia Giulia? Benissimo, ma perché io trovo, l'ho sempre detto, che il Friuli sia molto simile alla mia terra, al Piemonte. Siamo due zone di confine da una parte e dall'altra, e secondo me siamo molto simili, e quindi io sto bene in Friuli. E tua figlia di 6 anni, pensi che continuerà un po' su questo amore, questa tua passione? Non lo so, adesso non so proprio dirlo, però io spero che sia appassionata come me in qualsiasi cosa che lei farà, anche se non farà il pane, anzi, ma che abbia la passione, che faccia qualcosa per passione e non per sforzo. Bellissimo, è stato bellissimo incontrare Fulvio Marino anche in questa occasione e soprattutto sentire la sua energia, la sua grinta. Pensate a portare una ricetta nuova in un programma così ogni giorno, sempre per quanto riguarda i lievitati, il pane. Perché di ricette ce ne sono tantissime, ma per quanto riguarda quel tipo anche di cucina è veramente una sfida molto molto interessante. Come detto, chiudiamo ancora nel mondo dei vini un po' più forti, perché parliamo insieme a Mein Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia che ci accompagna ogni settimana in nuove avventure, con il vermouth. L'articolo si chiama "Il vermouth fa ballare il palato". Si chiama Assenzio, viene tradotto in italiano come Assenzio, ma è il vermouth che deve il suo nome e il suo tipico aroma all'erba amara proprio dell'Assenzio, per questo viene anche tradotto così, perché dal tedesco in italiano questa sarà la traduzione che troverete. In latino Artemisia absinthium, dalla quale si ricava appunto anche l'assenzio. Storicamente il vino vermouth è conosciuto fin dall'antichità, una bevanda che si dice abbia effetti curativi e che grazie alle sue sostanze amare abbia un effetto particolarmente positivo anche sulla digestione. Non piacque davvero a nessuno finché un certo Antonio Benedetto Carpano non lo perfezionò con zucchero caramellato, era il 1786, e chiamò il suo drink vermouth. Gli ospiti del suo bar di Torino lo adorarono fin da subito e la nuova bevanda di tendenza trovò presto molti imitatori in Italia, come anche Cinzano, Martini e Rossi, Carpano, Gancia. E in Francia nel 1813 Joseph Noilly mescolò la sua ricetta per il secondo vermouth più antico del mondo, che oggi è considerato uno dei migliori, il Noilly Prat, spero di averlo detto giusto. Ma anche in Austria e nel 1891 fu fondata a Vienna la cantina di vermouth Burschik, che oggi sotto una nuova proprietà porta sul mercato creazioni molto molto moderne. Top secret: per fare il vermouth infatti si mescolano vini bianchi leggeri, per questo vi dicevo che rimanevamo sulla scia del vino, con una miscela di erbe come assenzio, artemisia, salva e timo, agrumi e spezie come l'anice, la cannella o chiodi di garofano, che macerano in alcol ad alta gradazione, così come lo zucchero. Il rapporto è di circa 75 vino e 25 di macerato e viene fortizzando con acquavite ad alta gradazione. La gradazione alcolica aumenta fino al 21% e la fermentazione del vino poi viene arrestata. Esistono vermouth bianchi, rosati e rossi, il cui colore e varietà dipendono principalmente anche dal contenuto di zucchero. Si va dall'extra dry, con meno di 30 grammi di zucchero per litro, al dolce, fino a 130 grammi di zucchero per litro. Il colore non dipende dal vino rosato o rosso, ma da quanto zucchero appunto è stato caramellato, inserito. Viene spesso bevuto anche come aperitivo, ci ricorda Mein Sonntag, grazie anche al suo effetto stimolante l'appetito, ben freddo o con ghiaccio. E a proposito, un vero cocktail martini è composto anche da molto gin con pochissimo vermouth e viene mescolato, non shakerato, parola di Mr. Bond. In cucina viene spesso utilizzato anche il posto del vino bianco, dona a molti piatti, anche dal risotto alla zuppa di pesce, un tocco davvero speciale. Questo ha diversi vantaggi perché contiene già erbe aromatiche e spezie, ha una maggiore conservabilità anche grazie alla maggiore gradazione alcolica ed è dotato di un pratico tappo a vite. Molto pratico perché anche piace concedersi un drink così mentre cucina ogni tanto, nelle ricette, nelle serate un po' così anche più conviviali. Trovate l'articolo completo, se volete andarlo a seguire, sul sito mindsontag.at. Loro li ritroveremo la prossima settimana anche per un nuovo viaggio insieme, e così anche con un martini shakerato, un martini non mescolato ma shakerato, non shakerato ma mescolato. Andiamo a chiudere anche la nostra puntata di Radio Chef. Vi ricordo che noi ci ritroviamo domani sempre alle 12:30. Continuate a scriverci
le vostre ricette al nostro numero WhatsApp 338-611-6060, è facilissimo, oppure trovate tutte le informazioni anche sul nostro sito radio.0.it. Preparatevi perché siamo pronti per uscire con nuove ricette dei nostri ascoltatori, una brochure dedicata alla primavera veramente molto molto speciale. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e sul nostro sito per il ricettario completo. Con Radio Chef ci ritroviamo domani con una nuova puntata, tante curiosità e ovviamente tanto gusto insieme ai nostri ascoltatori. Ciao a tutti! Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Un decennio di sapori con Radio Chef, sfida all'ultima ricetta. Il programma di Radio.0 celebra i suoi 10 anni.